Scusate, ma questa giovane donna oggi compie 33 anni. Auguri. Dico l'età perché a 33 anni l'età si può ancora dire. Poi dopo i 40 basta, ci dimentichiamo. Dopo i 50 è carina. Stasera poi festeggerai con la tua famiglia e ne approfitto anche perché lo sai che c'è anche nonna Idalia che è di San Giuliano Milanese, pensa che oggi, proprio nel tuo stesso giorno, che porta anche buono, compie 102 anni. Noi le facciamo, è una nostra affezionata telespettatrice, noi le facciamo tanti auguri. Allora, abbiamo detto festa del papà. Facciamo delle cupcakes red velvet, quindi famosissime negli Stati Uniti, rosse, usando la barbabietola come colorante. Le decoreremo con delle cravattine per i papà. Per i papà, perfetto. Allora, iniziamo preparando l'impasto. Ti chiederò una mano per fare una prima preparazione che è il latticello. Noi uniamo uno stesso quantitativo, mezzo bicchiere di yogurt, mezzo di panna. Panna. Ma che giorno è oggi? Non è ancora... no, guarda. Panna, no. Oddio, lo dico poi. Scusate. Tutto qui? Sì, e poi un pochino di succo di limone. Quindi acidifichiamo un po'. Io intanto tessero la dottoressa Brancaccio. Tu tessera, dottoressa Brancaccio. Con grandissima gioia, la tessera numero 15. Olè. Vedi? Sara, perché non avevi mai usato la panna prima di oggi? Non lo so, secondo me da quando ti sei inventato questa cosa io ho smesso di usare. Ah, infatti è una cosa molto brutta, non è nata così. Non è stato carino. È nata così strano. Così è strana. Io qui ho aggiunto un uovo, mezzo bicchiere di zucchero. Vado a montare come sempre. Io qui mescolo. Mescola, guarda, sì, con una spatola va benissimo. Okay. E lo lasciamo da parte. Io intanto qui monto l'uovo. Brava, fallo una mano sola, così facciamo anche una foto per la stampa. Grazie mille, tessera numero 15. Siamo già più alti di tanti partiti, cara Antonella, okay. Siamo già a una soglia altissima. A questo punto, non la cioè, quindi? Beh, sicuramente più del 2%, ecco, voglio dire, su scala nazionale. Adesso dobbiamo fare poi gli ultimi sondaggi, sai che con Biaggiarelli Premier o con Barzetti Premier, esatto. Poi cambiano tutte quelle cose, quindi dobbiamo capire che veramente a che punto siamo. Mi sembra giusto. Allora, ho aggiunto poi l'olio di semi e aggiungiamo l'acqua di barbabietola, quella che rimane quando compriamo anche le barbabietole già cotte, abbiamo un po' di acqua. Questo sarà il nostro colorante, insieme poi alla purea di barbabietola che aggiungiamo. Siccome le red velvet spesso sono comunque delle cupcake che hanno richiedono molto colorante, perché per raggiungere quel rosso è meglio usare il colorante naturale. A me sinceramente non è mai piaciuto farlo. Ma poi soprattutto perché se la festa del papà che vogliono farle i bambini per il papà e poi li vogliono mangiarli, esatto, sempre meglio non usare proprio coloranti. Questo è il motivo. Aggiungiamo poi un quarto di bicchiere di cacao amaro, perché tradizionalmente la red velvet è un tortino al cacao. Un bicchiere e mezzo di farina. Ricordo che Sara fa tutto misurando coi bicchieri ed è questa la facilità. Prendete il classico bicchiere di plastica, quello che avete anche a casa. E poi abbiamo un mezzo cucchiaino di lievito, mezzo di bicarbonato e un po' di sale. Questo è l'impasto, proprio in un attimo l'abbiamo fatto. Esatto, poi dovremo aggiungere quello. Esatto, qui abbiamo messo latte, yogurt e limone. Proprio vedi? Così. Adesso lo aggiungiamo. Che si è addensato come quindi vedi. Liquidi li mettiamo per un liquidi, insomma, abbiamo messo i solidi, proprio così. I morbidosi li mettiamo dopo. Guarda il colore, comunque. Bellissimo. È ovvio che non sarà un rosso come un colorante. No, però è un rosso amarante, un rosso bordeaux. L'effetto in cottura cambierà. Assolutamente. Ed è un modo chiaramente di utilizzare un colorante naturale. Questo è l'impasto pronto. Noi lo andiamo a questo punto a disporre nella teglia con i nostri pirottini. E usiamo come sempre quello del gelato, questo l'abbiamo imparato. Piccolo trucchetto, alla base di tutte le cupcake e di tutti i muffin mettiamo del riso. Il riso cosa fa? Assorbirà, mi sarà capitato di prepararli a casa, assorbirà degli oli che si formano alla base. Quindi di solito quando li prepariamo noi abbiamo sempre questi pirottini sporchi alla base. Il riso è un trucchetto che assorbirà completamente questa parte. Vedi? Io non lo sapevo questa cosa, vedi? È un trucchettino comodo. Siamo pronti, questi vanno in forno a 180 gradi per 15-20 minuti, ne vengono circa 12. 12, noi ne abbiamo fatti da 6, però insomma poi 12. A perfetto. Questo punto cosa facciamo? Dobbiamo preparare la crema. Per preparare la crema usiamo del formaggio spalmabile. Che andremo alla planetaria. Sì, ecco qui. Facciamo attenzione a non incorporare il liquido che rimane, un po' quello che diceva poi anche, no? Fabio. Certo. Zucchero a velo. E panna. Vabbè. Potrei prendere doppia tessera, sì, doppia panna. Quasi sì, davvero, quasi sì.
e lasciamo montare bene. La panna deve essere fredda di frigorifero proprio perché dovrà montare in questo momento. Quindi dalla consistenza morbida che abbiamo adesso, aumentando, diventerà proprio così. E noi l'abbiamo già messa nel sac a poche, certo, perché in questo caso serve. E questa è pronta. Io le cupcake le avevo già sfornate perché servono fredde, chiaramente. Hai detto quanti gradi nel forno? 180 gradi, 15-20 okay. minuti, dipende chiaramente da forno a forno. Io le cupcake cosa faccio? Le buco al centro. Possiamo usare un coppa pasta piccolino, oppure c'è anche questo attrezzo che nasce proprio per questo utilizzo. Come vedi, ma va benissimo un coppa pasta, certo. Ma anche un coltellino. E con questi ci possiamo fare anche dei tartufini, non si butta mai via niente. Guai. Queste perché facciamo il buco per metterci dentro la nostra proprio formaggio così. Con Anzi, la panna. Prendo già il piatto dove sono, così facciamo certo. una cosa fatta per bene. Ecco qua, e le andremo a decorare. Ecco qui. Ora che meraviglia, vi facciamo già vedere come... Facciamole intanto vedere. Esatto, vedete ecco come saranno. Poi l'idea della cravatta è molto carina. È molto carina. Allora, io adesso te ne decoro una. Sì, vediamone una nel dettaglio, poi le altre le abbiamo già pronte. Quindi mettiamo questa panna ecco con qua. Il... così. Questo modo. E poi facciamo vedere la cravattina. Facciamo vedere la cravattina. Eccole qua. Adesso le vado a disporre sul piatto per fare... Se mi vuoi aiutare, guarda, così le certo. mettiamo. Vedi, Anto, è come con le piante di Matt. Tanto alla base quanto il sopra. Quindi esatto. la panna e la crema deve equivalere esattamente. È giusto. Ecco qua. E la cravattina? Con delle decorazioni che abbiamo fatto scrivendo papà. Ok. Come vedi? E delle cravattine in pasta di zucchero. Vedete, questa è la pasta di zucchero esatto. dove si possono fare le cravattine. Che... chiaramente richiama il papà, io gli regalavo sempre le cravatte è e vero. Ora gli regalo il cupcake. È vero, cravatte e cravattina oppure la scritta papà. Senti, siccome il papà però ama molto anche bere qualcosina di, insomma, no, con tutti questi dolci, c'è un po' di arsura. Vediamo Andrea Amadei, il nostro... Buongiorno! Buongiorno. Il nostro esperto di vini, carissimo, da papà. Sì, guarda Anto, sono contentissimo perché oggi ti ho portato il primo vino in cui mio papà mi ha fatto bucciare il dito da piccolo. Davvero? Sì, sì, avevo 10 anni, mi ricordo, andavamo in vacanza a Selvino, che è questo piccolo paese sulle montagne vicino a Bergamo, e mi ha fatto proprio bucciare il dito nel Moscato di Scanzo. Guarda, Scanzo dov'è? Guarda, vicino Scanzo, a Bergamo. Esatto, proprio. Scanzo Rosciate è un paese a nord-est di Bergamo. Sono tre colline. Matt lo conosce di sicuro. Dove si coltiva quest'uva, si chiama Moscato di Scanzo, anche l'uva, come il vino, e si coltiva solo ed esclusivamente nella Bergamasca. Ed è un vino passito, dolce e rosso. Poi quindi oggi, che per altri motivi abbiamo ricordato Bergamo, mi piace anche ricordarlo per questo, insomma. Ecco. Poi questo è un grande vanto di questo territorio, assolutamente, è un vino pregiatissimo e prodotto in piccolissime quantità. Pensa che nel 1700 era già famoso alla corte degli zar e oggi fonti ufficiose rivelano che non manchi mai nella cantina di Buckingham Palace. Prima la festeggiata, auguri Sara. Chissà se anche in quella di Meghan e Harry, non credo. Ma chi può dirlo? Grazie. Lorenzo, è un vino dolce, no? È un però... vino da dessert, certo. Esatto, abbinamento per concordanza. Zucchero nel piatto, zucchero nel bicchiere. Però ha anche una bellissima freschezza, che poi nel gergo sommelieristico sta per acidità, che è quella che comunque ti fa salivare, ti pulisce la bocca e ti fa venire voglia di berne un altro sorso. Ma ha anche una bella mineralità, una bella sapidità, che gli deriva da un terreno che c'è solo lì ed ha un nome stupendo. Si chiama Sasso di Luna. Perché, eccolo qui, è questo? Eccolo, guarda, è una roccia che ha il colore della luna piena, grigio-azzurra, ma anche gialla. E questa si sbriciola, si diffonde nel terreno e passa freschezza e mineralità a questo vino che profuma di rosa canina, profuma di salvia, come tutti i moscati. E poi con l'invecchiamento arriva alla liquirizia, al cioccolato e poi all'incenso. Infatti viene detto anche vin de Cesa. Perché, capito? Se piaceva i prelati, Andrea, grazie, fantastico. Grazie, a grazie, grazie Sara, auguri poi a Sara che oggi è il suo compleanno. Auguri. Allora, Fulvio.